Ho detto 5 sterline. Via! Il vento si lamentava di continuo come uno spirito in pena e le fronde degli alberi si agitavano inquiete come se qualcosa di sovrannaturale stesse per accadere. A un tratto dall'ombra emerse un uomo. Fanny! Sì, signora. Non fai un attimo fermo, mia cara. Quante volte devo ripeterti che una vera signora... Ah, sì, sorella. Mia sorella si scusa con voi, Enrichetta, e vi prega di continuare. L'infelice Camilla stava in piedi assorta nei suoi sogni quando, senza nemmeno avvertirla delle sue intenzioni, egli le afferrò ambo le mani, lentamente la avvolse tra le braccia, una pioggia di... Una pioggia di baci caldi, brucianti, le cadde sugli occhi, sui capelli, sulla bocca... Basta, Fanny! Mi meraviglio, Susanna, che prendiate in prestito dalla biblioteca romanzi così scandalosi. Sono mortificata, Mary. Fanny, mia cara. Vi ringrazio. La signorina Susanna sta leggendo la fine. Oh, io adoro i romanzi. Credo che sia proprio la caratteristica delle zitelle. Susanna, che parola. È proprio quella che sono. Cara, e anche voi, Mary? Mia sorella, no, protesto. No, è la verità. Tutti ormai ci conoscono, Fanny, Susanna, Enrichetta e me, come le vecchie zitelle di via Belgarno. Sono così contenta che non debba diventarlo anche te. Ah, lo dite al signore? Febbre Ciutella, così l'ha chiamata. Come se ci fosse solo lei con i riccioli. Oh, no. No, Fanny, ma tu ed Enrichetta dovete mettervi bigudini sempre, invece Feb mai. Per quel che mi riguarda non ammiro la signorina Feb. Oh, Mary, se Feb fosse stata moribonda avresti detto che è un angelo. Succede sempre così. Invidia per la sposa e auguri al funerale. Cara mamma. Prego, con il vostro permesso. Venite anche voi, Enrichetta. Andiamo, sì. Fanny. Avete detto sposa, signorina Susanna? Forse il signore si dichiara... Oh, no, no, ma me l'aspetto da un momento all'altro. No. Buongiorno, Susanna. Buongiorno, Fede. Susanna, sei sola? Oh, Susanna! Cara. L'ho incontrata. Oh, cara, ma tu tremi. Oh, no. Sì, hai una mano sul cuore. Oh, sì. Si è dichiarata? Susanna, non desidero allarmarvi, Susanna, ma Fanny mi ha detto che nella vostra cucina c'è un uomo. L'ha visto con i suoi occhi. Un uomo? Un uomo? Sì, un uomo. Volete...